The Snap non è l'unico podcast prodotto da Handle Magazine in collaborazione con The Cutting Edge. In tutto sono ben 9. Scusate il disturbo, tutto quello che volete sapere sulla NFL. Cool Bueno, il podcast color acqua e arancio dedicato ai Miami Dolphins. Scusate il college football, vi porta nel variopinto mondo della NCAA. Handle Classic, la storia del football dalle origini ai giorni nostri. The Drive, con protagonisti tifosi delle squadre NFL che si sfidano a suon di domande. Scusate il pronostico, per pronosticare divertendoci le partite NFL. Podcast verso il draft, per scoprire i nuovi talenti che entreranno nella Lega. Handle Breakfast, dove cerchiamo di dar vita a storie e personaggi del passato. Trovate tutti i nostri podcast sui migliori aggregatori, Spotify e Apple Podcast in primis, sul sito di Handle Magazine e su quello di The Cutting Edge. Lo snap nel football è un movimento rapido e veloce e deve immediatamente arrivare a destinazione. The Snap è un podcast di Handle Magazine in collaborazione con The Cutting Edge Radio. Io sono Luca Rossi e oggi a The Snap parliamo di Josh Metellus, un player capace di giocare in ogni ruolo difensivo. Cambiano le cose in NFL in modo molto repentino. È un mondo che corre veloce, anzi velocissimo, vale nella vita, figuriamoci se lo sport non ne segue il percorso. Anzi, da un certo punto di vista possiamo anche dire che lo sport richiede uno spirito di adattamento ancor più urgente. E noi che di NFL siamo ghiotti ci rendiamo conto che una cosa è magari una novità, ma poi se ci pensiamo bene lo è per poco. Il tal schema assolutamente geniale inizialmente prende tutte le difese di sorpresa. Per parecchie weeks nessuno riesce a capirci granché. Poi un defensive coordinator, magari particolarmente arguto, capisce che se metti pressione lì, se vai in doppia copertura là, beh, alla fine trovi una contromisura. Allo stesso modo, quante volte si affaccia tra i pro magari un quarterback? Nei quarterback la cosa poi salta subito all'occhio. Un quarterback, dicevamo, che fa cose che prima non faceva nessuno. Magari va in scramble in un certo modo e per settimane ecco media e fans con occhi sognanti incensare il nuovo arrivato come se fosse un eletto. Poi, così come tutto inizia, a tutto ci si abitua e magari quella novità non è poi così novità. È normale. È normale anche che ci siano trend evidenti nello sport. Decenni fa la NFL era una rushing league, erano coloro, portatori e corridori con la palla in mano, ecco, erano questi players che decidevano le partite, gente per la quale gli spettatori pagavano i biglietti. Poi, lentamente, le cose sono cambiate. Anche in difesa sono cambiati i moduli, le esigenze, i fisici. Sono arrivati, per dire, dei cornerback più alti e più possenti, perché più alti e possenti erano diventati ricevitori. Sono arrivati in modo più definiti gli edge. Insomma, c'è stata una naturale evoluzione della specie, è ovvio. Le esigenze del coaching staff, di conseguenza, sono cambiati. Ed è evidente che lo sport vada verso un concetto di versatilità che ben si concilia a che tipo di skills deve avere un atleta moderno. In fin dei conti, anche nella vita, l'uomo versatile e ragionevole si adatta al mondo che lo circonda. L'uomo irragionevole, invece, insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Il progresso, che sia in un campo da football o in un altro ambito, dipende necessariamente da quanta più versatilità hai dentro di te. L'incarnazione perfetta di questo concetto indossa la maglia numero 44 dei Minnesota Vikings. Si chiama Josh Metellus, 180 cm per 95 kg, è un buon elemento all'Università dei Michigan Wolverines, sia nel ruolo di strong sia di free safety. E c'è una data eternamente impressa nel cuore del player. Il 25 aprile, ultimo giorno del draft 2020. Sì, quel draft in piena emergenza Covid, quello che rimarrà per sempre nella storia, la poltrona del commissioner Roger Goodell, il cane di Belichick, Joe Burrow tra le sinistre tende scelto alla numero 1 e poi via via Chase Young, Tua Tagovailoa, Herbert, Tristan Wirf, CeeDee Lamb.
I Minnesota Vikings al primo giro alla 22 scelgono da LSU Justin Jefferson e poi le scelte passano repentine, fatte dal divano di casa. Al sesto giro Minnesota però non ha dubbi, con la scelta numero 206 selezionano questa safety dal cognome latineggiante, Josh Metellus, e infatti le origini risalgono all'antica Roma. I Metellus erano un'importante famiglia, si dice anche coinvolta nell'assassinio dello stesso Giulio Cesare. Vabbè, comunque, sinistre origini vere o meno, il player quest'anno ha dimostrato cosa significa avere nel proprio DNA la versatilità, senza se e senza ma. Quest'anno Metellus ha giocato in tutti, ma proprio tutti, i ruoli difensivi. Strong safety, free safety, left cornerback, right cornerback, slot cornerback, left inside linebacker, right inside linebacker, middle linebacker, left outside linebacker, right outside linebacker e addirittura left defensive tackle. Sono 12, ripeto, 12 posizioni differenti. Perché certi anni nascono così? Perché l'influenza e le modalità magari del defensive coordinator Brian Flores calzano con evidenza perfettamente in questo tipo di player? E se è vero che Daniel Hunter ha performato, se è vero che durante la season tre difensori hanno vinto il titolo di Defensive Player of the Week della NFC, per inciso Hicks, Bynum e Pace Jr., se è ormai consolidata l'efficienza di Harrison Smith e anche di Phillips, è altrettanto vero che forse nessun giocatore incarna meglio di Metellus la brillantezza difensiva dei Vikings targati 2023. È stato definito un coltellino svizzero, una pedina della scacchiera importantissima, un jolly evidentemente, al punto tale da essere preso anche in considerazione per il Pro Bowl. E la squadra è ben contenta di poter presentare in campo un player di questo tipo. Il player, che per la verità aveva trascorso i primi anni di carriera più in special team che altro, aveva prolungato di 2 anni per 8 milioni il proprio contratto e alla luce del rendimento di quest'anno, ecco che questo accordo risulta forse essere stato un vero e proprio affare per la franchigia. E quest'anno, come già detto prima, il player con Flores ha letteralmente svoltato. Uno snap come defensive end, uno come defensive tackle, in ogni snap puoi ritrovartelo ovunque. Su 791 snap in 13 partite, 300 sono stati nello slot, 284 diciamo come si suol dire in the box, 150 come outside linebacker e i rimanenti in secondaria. E le parole dell'head coach Kevin O'Connell suonano alla fine dolcissime. Non è solo il fatto che fa tante cose, è fisico nel gioco di corsa, ottimo, anzi più che ottimo blitzer, bravo nel tackling, insomma non è che sa fare tante cose, è che ha dimostrato quest'anno di saperle fare maledettamente bene. E così sta lassù in alto quest'anno in tutte le classifiche di PFF. Passare da essere una scelta sesta a essere un capitano della difesa e in questo modo non è assolutamente banale. Ed è importante far rilevare come ci siano players come questi, capaci di colpire la fanbase e non solo. Metellus è un esempio di come un player improvvisamente possa ambire a una carriera molto più che anonima, seppur in NFL. Del resto, versatilità e spirito di adattamento sono elementi essenziali per fregare ogni problema, per ingannare magari il destino, per piegare anche la fortuna, per sopravvivere e magari per colmare la differenza che passa tra un normale player da special team a un elemento proiettato, si spera per lui, sempre più in alto.